Un saluto a tutti e bentornati sul canale di Safutobu. Eccoci di nuovo qui con Resident Evil 2. Io sto sempre giocando alla versione originale su disco, sto giocando sulla PlayStation 3 e adesso giocheremo lo scenario B di Claire. Quindi carichiamo subito la partita. E adesso vedremo tutte le azioni parallele che ha svolto Claire. Così completeremo lo scenario. Allora, Claire B. In the midst of the T-virus outbreak in Raccoon City, Leon Kennedy succeeded in escaping from the city following his encounter with one of the only other survivors, a woman named Ada. A spy seeking the deadly G-virus. However... Ada! Leon was not the sole survivor of the incident. A girl named Claire Redfield was in town on business of her own. She came to uncover the mysterious circumstances of her brother's disappearance, Chris Redfield, a member of the STARS Alpha Team. Only now, her mission has become quite simple. Basic survival within the nightmare that was once Raccoon City. Finally here. That guy's a maniac. Why'd he bite me? Hello? Is anyone here? Hello? Hello? Look, I'm sorry I bothered you, okay? Just don't come any closer. Are you listening? Oh! Wait, don't shoot. Get down. We can't stay out here. Head to the police station. It'll be a lot safer. Insane. The radio's out. You're a cop, right? Yeah, first day on the job. Great, huh? Name's Leon Kennedy. Nice to meet you. Mine's Claire. Claire Redfield. I came to find my brother, Chris. Hey, could you open the glove box? Sure. There's a gun inside. Better take it with you. Ah! No!
one piece. Maniac's gonna ram us! I'll meet you there. Okay. E qui siamo dall'altra parte del camion. Infatti nello scenario A iniziavamo subito da quell'altro lato. Oh, qua c'è la DeLorean. Ma stiamo solo attenti agli zombie che... Posso fare il giro così? Ok. Bene. Anche questi a volte fanno un po' i furbi. Comunque è meglio evitarli. E qui praticamente sono già arrivato. Infatti lì, se riconoscete quella stanza, non so se li riesco ad attirare un po' qua. E questo è il parcheggio, poi lo vedremo più avanti. Dai, dai, vieni, vieni. Speravo che arrivasse pure l'altro. Bene, prendiamo qua subito la chiave, se no non posso entrare. Perfetto. Adesso vediamo un po'. Ah, bene, sono andati lì, vanno a fumare. Questo sta lì. Bene, stai là, mi raccomando. Questa è fatta. Adesso dobbiamo recuperare alcuni oggetti qui. Sì, prendo il nastro. Non è di vitale importanza, però. I proiettili invece mi servono assolutamente. Ecco, qua non c'è niente. Adesso vi faccio vedere una cosa simpatica qua che succede se provate ad aprire la porta dopo aver sentito quel rumore. Eccoli qua. Poi in teoria c'erano i poliziotti fuori. Questi qua sono spuntati fuori dal mondo. Andiamocene. Comunque è una cosa evitabile. E allora, questo lo evito così. Questo provo a evitarlo di qua. Quella sta già lì, bene. Ed ecco spiegato il motivo dell'elicottero qui, l'elicottero distrutto. Ci fa vedere come sono andate le cose in questo scenario. Dunque, di qua devo fare in fretta perché devo recuperare un paio di oggetti al volo, tanto questa, che questa comunque si può prendere anche dopo, però preferisco farlo subito. Poi di qua c'è un cadavere. Se riesco... Ok, via, 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 via. Entriamo qua, ok. Ah, perché i corvi qua non scherzano mica. Non me la contano tanto giusto. A volte mi beccano. Queste le prendo già, va? Magari le unisco. Sì, non so se fare due.
Ma mi sa di sì. Tanto in ogni caso una verrebbe tripla. Che cos'è che dice sull'erba? Faccio anche che unire questa. Poi entriamo qua. No, così almeno poi dopo qui avrò già recuperato queste erbe. Qui per il momento lo lascio stare il cadavere. Vado subito a recuperare un oggetto. Oh cacchio, ma questo non doveva essere qua. Merda. Vabbè, facciamo una cosa. Recuperiamo la manopola. Poi, che adesso poi mi servirà, recupero qua i proiettili. Poi esco e rientro, così lo resetto lo zombie. Perché non doveva essere là, doveva essere più lontano. Non so perché era già lì. No, perché c'è un nastro da recuperare. Siccome ce l'ho già nell'inventario, volevo prenderlo adesso. Magari si è spostato perché di solito io invece prendevo prima i proiettili. Proviamo a vedere un po' sto disgraziato che fa il furbo. Infatti. Maledetto. Mi stava per fregare. Ok, andiamocene. Perché l'altro dall'ufficio è già spuntato fuori. E adesso posso spegnere l'incendio causato dall'elicottero usando la manopola. Adesso tanto vediamo. Prima ci devo arrivare. Andiamo pure di qua. Tutto qua. Via, via, via. Ok, ok, ho capito. Devo solo togliere. Meno male che si sono un po' incastrati. Dunque, andiamo di qua. Qui c'è la cisterna d'acqua e devo usare una valvola di sicurezza. Adesso aumenteremo la pressione così da far fuoriuscire l'acqua. Bene, per adesso qui abbiamo finito. Devo solo recuperare un oggetto che c'è qui dentro all'elicottero. Vediamo cos'è. Ah, granate acide, buono. Possiamo andarcene. Adesso qua, questo qui ci farà una bella sorpresa. Questo praticamente è il Tyrant, è il modello dopo quello del primo, che io ho sempre chiamato Full Metal Jack. Di qua praticamente non possiamo più. Sì, il pomello è rotto, è tutto rotto, mica solo il pomello. Sa che è già qua, eccolo là. Salve. Questo si avvicina un po' troppo velocemente. No, lo voglio buttare giù perché se lo sconfiggete vi lascia dei colpi, delle munizioni per le armi. Diciamo che Leon è un po' più avvantaggiato, ha più colpi. Andiamo a passare. Meno male che fa sempre sta mossa. Meglio allontanarsi.
Via, 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 via. Questo ce l'ha con me. Magari sparo due o tre colpi ancora. No, solo uno, va. Meglio non rischiare che questo è già qua. Quando vai giù? Oh, bene, ma ha esaudito il mio desiderio. Vai giù. 1-0 per Claire. Prendiamo, eccoli qua. Erano 30 colpi. Ah, boh. Non ha più nient'altro. Diciamo che si può evitare, però io preferisco buttarlo giù perché poi mi lascia dei colpi. Dunque, ma qua non c'erano degli zombie? Forse non ci sono. Ah, meglio. Qua c'è l'elicottero. Se non avessi spento l'incendio, qui andrebbe tutto a fuoco. Ah, boh, ridice la stessa cosa. Pensavo dicesse qualcosa rispetto per l'urlo che aveva sentito. Vado un attimo qua, tanto dovrei riuscire a recuperare... Vediamo un po'. Ah, qui lei non trova niente, perché Leon trova i proiettili del fucile, ma lei niente. Pensavo che trovasse le granate. Allora recuperiamo il nastro. Ah, però... No, pensavo di avere uno spazio libero, invece avevo preso le granate, devo tornare un'altra volta. Tanto qua vicino c'è il baule. Ero convinto di avere uno spazio libero. Mannaggia. Vabbè, tanto sono subito qua. Beh, già che ci sono, prendo subito il nastro. Visto che ho già lo spazio qui. Anzi, ne ho già 8. Poi, questo file l'avevamo già letto nello scenario A con Leon, quindi non sto a rileggerlo. Comunque, se volete, mettete in pausa e lo rileggete con calma. Farò così con tutti i file che ho già letto. Poi, qua c'è da recuperare qualche munizione. Buono. Oh, così sì. E allora adesso praticamente posso quasi tutto. Al coltello che non mi serve, anzi mettilo qua. Queste due. Questa non mi serve. Questa mettila qua. Allora vado a recuperare l'oggetto che c'era in quella stanza. Sì, qua forse gli zombie si attivano se voi anziché spegnere subito l'incendio venite qua. E poi rimangono perché ormai il gioco li ha memorizzati. Invece se evitate di venire in quel corridoio, non ci sono. Ah, qua c'è un oggetto, eccolo qua. Scheda blu. E questa poi mi servirà sotto. E poi qui c'è un rebus da risolvere. Praticamente poi mi servono dei gioielli rossi da mettere lì. E poi si aprirà lì qualcosa. Attenzione. Ah, stranamente non ha fatto il colpo che lui di solito colpisce con la lingua. Invece adesso si era un po'... Si vede che non se l'aspettava. Hanno incontrato qualcuno che non si aspettavano. Adesso posso scendere di qua. Beh, comunque prima non ho perso tanto tempo, perché comunque adesso non devo più usare il baule, quindi ho recuperato tempo. Eccoci qui nella hall. Sento già degli zombie che camminano. È l'alba dei morti viventi.
Qua attiviamo la scala, magari poi dopo finalmente la uso. Che di solito negli scenari A non la uso mai. Un po' per colpa dei rullini, che vado sempre nell'altra stanza a svilupparli. Allora, adesso però non la utilizzo subito, perché prima devo recuperare qui un oggetto. Sentili. Si sono svegliati male questi. Chissà che hanno mangiato ieri. E vuoi spara? Questo capitolo specialmente mi fanno ridere i versi che fanno. Si sono proprio impegnati a doppiarli. Boh, penso di... Ancora vivo? Aspetta che non vedo niente. Ah, ma mi sa che è lontano. Quanti sono? Ah, questi sono morti perché hanno la chiazza di sangue. Questo qui invece no. Già lo vedo, che fa il furbo. Maledetto disgraziato. Hai meritato di essere trasformato in uno zombie. Ok, questi sono morti. Per la seconda e ultima volta. Qui c'è la medaglia unicorno e un altro piccolo rebus che risolveremo praticamente subito. E poi la scheda blu, che serve sempre qua sotto. Va bene, allora, per il momento qui abbiamo fatto tutto. Perché questa porta qui, per adesso è chiusa. È chiusa elettronicamente. È la biblioteca. Infatti devo andare di sotto a sbloccarla. Adesso per la prima volta userò la scala. Sì, andiamo di qua. Qua c'è un oggetto, vediamo se si riesce a vedere meglio. Eccolo qua, il lanciagranate. Con questo adesso posso far fuori quel Liker che era in quella stanza che ha rotto il vetro. Poi recuperiamo questo nastro. Dopodiché mi serve accedere al computer e posso sbloccare le porte chiuse. Perfetto. Che poi una di queste tre porte si poteva anche aprire facendo il giro da dove avevo recuperato la manopola. Però io preferisco evitare di andare in quella zona. Che cosa dice? Una piccola curiosità. Eccolo qua, usiamo il medaglione. E questa è la prima chiave del distretto, che in realtà è la chiave picche. Adesso la vediamo subito. Simbolo delle picche. Vado solo un attimo qua fuori perché c'è una pianta da recuperare. Dunque, di qua. Praticamente questa è la strada di Leona. Se voi prendete qua la pianta, io mi trovo sempre bene a raccoglierla, perché comunque è una piantina in più. Poi se uccidete questi due zombie e dopo averli uccisi venite qua, vi fa vedere l'ingresso che si vedrà poi in Resident Evil 3 con Jill quando torna nel distretto. Adesso non lo faccio perché non mi va di sprecare i colpi. Se vi ricordate ve l'avevo fatto vedere in Leona, nello scenario di Leona nel primo video. Dunque adesso direi che posso procedere, faccio il giro da qua sotto però. Perché tanto c'è una porta da aprire con questa chiave che è subito qua. E fare il giro da sopra con Claire non conviene. Oh, salve, anche lei qui. Che strano trovarli nella stanza col baule. Oh, maledetto. Fame.
Si fingono morti per morderti a tradimento. Sti disgraziati. Non vedo niente. Ah, mi sa che è ancora vivo. Dai, crepa. Ah, ce n'è un altro. Uè. Di solito qua c'è una ragazza punk. Che ci fa questo? Maledetto. Adesso sei crepato. Dunque, adesso Claire, a differenza di Leon, ha il grimaldello come oggetto automatico. E con questo posso aprire vari cassetti e porte chiuse. Infatti può aprire alcune serrature. Questo infatti è un cassetto chiuso, che invece Leon poteva aprire solo trovando una chiavetta. Ecco, adesso qua c'è lo spray, però io non lo raccolgo perché tanto non lo userei. Perché se lo usate vi abbassa il punteggio. Qua c'è un file che però avevo già letto nello scenario A. Ah, qui praticamente dice che c'è una cassaforte, la combinazione 2236. Poi devo posare, ma posso anche non farlo, posso... No, mi conviene invece posare il lanciagranate e la piantina almeno. Tanto questo per il momento non mi serve. Poi posiamo questo e questo. Ma di qua cos'è che dice qualcosa? C'è un ufficio vicino al bancone della reception. E poi lo vedremo l'ufficio di... dall'altra parte. Per adesso non posso accedere. Qui non mi ricordo se ci sono gli zombie, ma forse no. File scartati. Ah, qua ci sono dei cavi. Il cavo è tagliato. Ah, qua c'è un cadavere. Di solito quando ci sono i cadaveri ci sono sempre dei proiettili, infatti. Solo in un caso mi sembra che non ce l'ha. Va bene. Ah, e questa è la porta che vi dicevo prima. Perfetto, ho già utilizzato la chiave. Così almeno l'ho già scartata e ho liberato uno spazio. Allora, qui c'è da prendere. Ah, un file, che pure questo l'avevo già letto. Se non mi ricordo male parla di qualche oggetto raccolto. Tipo è infatti un detonatore che poi ci servirà. Poi no, mi sembra che non dice nient'altro. Qua c'è da raccogliere un oggetto. Un altro nastro, sono già 12. Questi comunque potete, se volete fare prima, non raccoglieteli tutti i nastri. E poi qua c'è, ecco, lì sopra c'è un oggetto da recuperare. E adesso nello scenario A con Leon qua c'erano dei proiettili, però mi sembra che con Claire non ci sono. E quindi non li posso raccogliere. Diciamo che è più utile venire qui con Claire B che con Leon B, perché Leon B trova uno spray, invece lei trova l'accendino che le serve. Non c'è più niente, vero? Boh, niente proiettili. Comunque nello scenario A, se state giocando allo scenario A, lì troverete anche dei proiettili, se li raccogliete prima di aver spostato la scala. Qui c'era una vecchia conoscenza che però abbiamo già incontrato al piano di sopra. Procediamo pure di qua. Ehi, mica paura. Guardali. Maledetti. Questi hanno addirittura il cappello. Si vede che erano dei sottufficiali. Mal pagati, direi. Dai, dai, vai giù pure tu. Quello è ancora vivo. Facciamolo fuori. Tanto adesso ti seguirà il tuo amico. Così giocherete a briscola.
Sì, qua forse non c'era... Ah no, c'è un file da raccogliere che però questo avevo già letto pure. Sì, perché tanto se li rileggo li avevo già letti nello scenario A. Quindi non sto a rileggerli. Allora, qua forse trova delle munizioni, sì. Invece lei nello scenario A, nel suo scenario A, non le trova. Poi qua c'è un quadro, che ne parlano nei file, se non sbaglio. Un cammino, sopra è attaccato un dipinto ad olio. Il titolo è Un sacrificio al fuoco dell'inferno. E praticamente dobbiamo usare l'accendino. Era un piccolo rebus abbastanza facile. Gioiello rosso, ecco, questo è il primo. Che se vi ricordate mi servirà poi in quella stanza al piano di sopra dove c'era il Liker, il leccatore. E il cuore vergine, il primo, da mettere sui busti delle statue. Quindi, adesso di qua abbiamo fatto tutto. Un incidente, voglio, altro che incidente, c'è stata una catastrofe. Qua un caffè. Controllo perché, no, ma non c'è niente. Magari a volte ci possono essere dei colpi nascosti, ma non è questo il caso. Bene, allora di qua abbiamo finito. Se non sbaglio poi di qua non dovrò più tornare. Tanto farò il giro poi. Ah, qua non c'è nessuno. E già perché li ha fatti fuori... Qui c'erano degli zombie che però ha fatto fuori Leon, nello scenario A. Non so se fare una tripla. Ma forse sì, mi conviene. Tanto ne ho già una singola, quindi sì. Uniamole pure. Unisci tutto. Bene, eccoci qui. Siamo arrivati nella stanza di salvataggio. Allora, qua ci sono dei colpi. Buono. Poi qua c'è un altro file, che anche questo abbiamo già letto. È il rapporto operazione 2. Che poi sono molto interessanti da leggere questi. Poi invece di qua... Ah, qua intanto c'è un nastro da raccogliere. Mi sembra che sono già 14. Qui c'è un armadietto chiuso che mi serve poi una chiave speciale. Che si ottiene se finite i due scenari. Leon A e Claire B. E poi alla fine del B otterrete la chiave. E vi servirà per ottenere dei costumi speciali. Allora, posiamo praticamente tutto. L'accendino tanto non mi serve. Posa pure questo. E anche le piantine. E io direi che mi posso anche fermare qua. Faccio un salvataggio. Tanto sono messo bene. Va bene, allora io adesso poso il nastro e poi direi che mi posso anche fermare qui, quindi io vi ringrazio a tutti per aver seguito questo episodio, spero che vi sia piaciuto e vi do appuntamento con il prossimo video di Resident Evil 2. Alla prossima, ciao a tutti!